I disturbi del comportamento alimentare, un grandissimo lavoro di rete per ampliare la presenza sul territorio su molti fronti. L'amministrazione insieme all'assessore Bessone, noi lo abbiamo sottolineato più volte, dall'inizio del suo mandato ha fortemente integrato l'attività su questo fronte che nel nostro territorio negli anni passati oggettivamente non c'era. Ad aiutare, a sostenere, ad integrare il lavoro naturalmente anche l'azienda sanitaria che ha già in essere una serie di servizi ma che verranno ampliati, integrati e condivisi con tutti gli altri attori del territorio. Attore importantissimo, le scuole naturalmente, perché i ragazzi sono la fascia più vulnerabile che in tempo di pandemia purtroppo hanno patito fortemente della mancanza di relazioni. Chi è già soggetto più fragile rischia davvero di avere dei seri problemi, questo ce lo dicono i dati purtroppo a livello nazionale e anche locale, quindi è importante la prevenzione anche nelle scuole, la presenza delle associazioni che sono arrivate da tutta Italia, il professor Leonardo Mendolicchio, non poteva mancare l'assessore Chiara Caucino che ha sempre appoggiato, sostenuto a livello regionale il lavoro dell'amministrazione di Biella. Una giornata intensa dedicata ai disturbi dell'alimentazione non poteva mancare, non è mai mancata l'assessore al welfare della Regione Piemonte. Allora, abbiamo seguito il suo intervento, tanto si sta facendo, tanto si deve fare. Assolutamente, la Regione è molto presente su questa tematica, abbiamo deliberato l'ottobre scorso una normativa regionale che prevede proprio l'implementazione di una rete territoriale di aiuto e di supporto proprio per i temi dei disturbi alimentari e conseguentemente oggi si sta discutendo di un disegno di legge regionale su vasta gamma, diciamo, in termini più generici, anche per supportare le famiglie, perché è davvero importantissimo pensare di prendere in carico il ragazzo, la ragazza, l'adolescente, il minore, che ovviamente ha questo tipo di malattie, di patologie, ma conseguentemente non dimenticarci che esistono le famiglie che devono assolutamente avere un ruolo di primo piano in questa azione. Allora, lei assessore naturalmente opera in tutta la regione, ma ha un cuore biellese. Quando si è parlato di così, organizzare magari anche dei riferimenti fisici, logistici per affrontare questa terribile patologia, lei naturalmente insomma, ha tentato di parlare anche di Biella. È una cosa possibile? Si può continuare oppure no? Ci stiamo ragionando, non è semplice perché ovviamente si opera a livello sanitario su base di quadranti, quindi dobbiamo fare dei ragionamenti più generici. Ho telefonato prima a un dirigente della sanità proprio per fare il punto prima di venire a questo convegno, ci sono buone prospettive, ovviamente dovrò sempre interfacciarmi con l'assessore alla sanità Icardi, ma la mia volontà è certamente rimasta quella, cioè portiamo un centro riabilitativo permanente che abbia, diciamo, una valenza maggiore di quello che già non è in essere oggi sul territorio, anche nel biellese, una comunità terapeutica sarebbe veramente positivo portarla a Biella, vediamo se è possibile perché il problema sono come al solito le risorse e soprattutto in un'azione di programmazione regionale stiamo monitorando e stiamo cercando di fare una ricognizione per vedere ciò che deve essere implementato e ciò che manca. Al termine di questa ricognizione certamente io mi farò parte attiva, come già sto facendo, per pensare di rendere davvero ancor più protagonista il biellese di questa azione di cura nei confronti di questi ragazzi che, come abbiamo ben presente, stanno aumentando a livello numerico in modo davvero significativo. Ecco, un'ultima battuta, dicevamo in apertura, lei non è mai mancata, è sempre affiancato il lavoro dell'assessore Bessone che, come sappiamo, si è impegnata moltissimo su questo tema. Molto, l'assessore ha presentato una grandissima sensibilità a questo tema, mi ha sempre coinvolta, c'è da sempre un'assoluta condivisione di questi temi e quindi c'è questa collaborazione netta tra il livello regionale e il livello territoriale. È una giornata importante che anticipa la firma di un protocollo voluto fortemente dall'amministrazione, dall'assessore Bessone, condiviso pienamente dall'azienda sanitaria. Ovviamente in tempo di pandemia ci sono delle priorità,
obbligate, ma appena il Covid ci darà un po' di respiro si inizierà ad implementare, perché delle attività sanitarie già sono in atto, è così? Esattamente così, come ho avuto modo di anticipare nell'ambito dell'evento, l'azienda è impegnata a intercettare un bisogno che è emergente e ingravescente in tutte le nostre famiglie, che comincia a riguardare in adolescenza i ragazzi, e si è acuito purtroppo a seguito delle vicende del lockdown e della pandemia. Quindi l'impegno dell'azienda è quello di intanto dare una risposta che attualmente è presente con uno spazio settimanale dedicato a queste problematiche, dove già vengono coinvolti degli professionisti per gli aspetti tipici di queste forme del disturbo del comportamento alimentare, quindi un esperto di nutrizione e di alimentazione, esperti chiaramente con competenze di tipo psichiatrico, psicologico, e quindi con il supporto che serve in questo ambito. L'iniziativa odierna è molto importante perché l'ASL ha il compito precipuo di offrire assistenza, quindi un bisogno di salute, ma ha bisogno di una sinergia e di una rete. E come qui è emerso, noi faremo fronte comune e abbiamo quindi questo obiettivo di siglare un protocollo a breve, non appena appunto la pandemia ci darà la possibilità di rimettere le risorse necessarie, e lo faremo integrazione d'intesa con il comune, quindi con l'impegno del sindaco Corradino e dell'assessore Bessone, con lo spunto che arriva dalla regione, quindi dall'assessore Caucino, per quanto riguarda i provvedimenti normativi regionali e in ambito sanitario, e poi per quanto riguarda la scuola, e quindi la presenza della scuola qui era in questo senso orientata, e delle associazioni e poi delle famiglie e delle persone coinvolte. E come abbiamo sottolineato, questo momento importante anticipa anche la firma di un protocollo importante tra provveditorato scolastico, amministrazione e azienda sanitaria, perché i ragazzi, come sappiamo, sono fortemente coinvolti su questo terribile tema. Assolutamente, è un'iniziativa che è finalizzata proprio a supportare i ragazzi. Come è stato detto all'interno anche da me, è un fenomeno che riguarda la società, ma che vede purtroppo come protagonisti i ragazzi, gli studenti. Lo stiamo vedendo in questi 2 anni come il fenomeno purtroppo si è amplificato notevolmente. La scuola non può non avere un ruolo fondamentale in questa lotta, chiamiamola proprio in questi termini, perché la scuola è il luogo nel quale il ragazzo in qualche modo esce un po' più allo scoperto e può anche in quel contesto lanciare dei segnali di aiuto. Segnali di aiuto che implicano, come dicevo, che non basta l'intenzione per aiutarli, ma occorre avere degli strumenti più tecnici, più consapevoli. Non è la prima visita nel Biellese per Leonardo Mendolicchio, è arrivato insomma qualche tempo fa, l'assessore Bessone lotta da mesi per attivare delle misure reali, concrete su questo fronte. Lei, come è accaduto qualche tempo fa, ha risposto all'appello. È bellissima la sensibilità dell'amministrazione di Biella su questo tema, e per chi come me che lavora da anni su questa tematica non può che essere contento e soprattutto entusiasta di dare il proprio contributo nel tenere desta questa attenzione. Credo che qui si possa fare davvero un bel lavoro di sensibilizzazione e Biella possa diventare davvero un esempio per tutta l'Italia di un'amministrazione comunale che è sensibile a una tematica di attualità estrema e che appunto possa sostenere poi un movimento critico di cittadini, sanitario e culturale a tutela delle fragilità dei ragazzi. E adesso sentiamo colei che ha fortemente voluto questa giornata. Noi abbiamo sentito diversi commenti, tutti l'hanno citata, apprezzato il forte impegno, il grande lavoro. È un giorno importante. Io veramente sono veramente felice oggi, perché vedo che questa tematica, questa importanza è veramente sentita non soltanto per
mia personale, perché è un'esperienza veramente emozionante e si è anche vista dal mio intervento, proprio ogni qualvolta che si organizza un convegno, un evento pubblico, c'è sempre partecipazione, molto più di quello che ci si aspetta. Per me vedere questa tanta partecipazione e questa anche ammirazione nella parte dell'amministrazione comunale di Biella mi fa tanto onore. Allora, senta, noi abbiamo sentito sia l'assessore Chiara Caucino che il direttore dell'ASL. Questo è un momento che anticipa la sigla di un importante protocollo voluto fortemente da lei e dall'amministrazione, che coinvolge un grande lavoro di rete. Ma non solo, l'assessore Caucino sottolineava anche la volontà di diventare, e lotterà per questo, per farci diventare anche un riferimento sanitario per affrontare questa terribile patologia. Allora, io voglio innanzitutto ringraziare l'assessore Caucino, perché è stata colei che mi è stata a fianco sin dall'inizio.